Come si chiama, nome, cognome, luogo e data di nascita? Di Filippo Pasquale, nato a Palermo il 19-8-63. Praticamente io sono sposato con Spadaro Giuseppina, figlia di Tommaso Spadaro. Mia sorella è sposata con Marchese Antonino, cognato di Bagarella Leo Luca. Ma che interesse avrebbe avuto Cosa Nostra a bloccare il turismo? Bloccare il turismo? Ho detto, questa è una cosa secondaria. Lo sto dicendo questo perché quando mi è stato riferito sul discorso mi hanno parlato pure di questo, per bloccare anche il turismo. Chi gliel'ha riferito questo discorso? O Vittorio Tutino o Salvatore Grigoli, non me lo ricordo. Comunque poi successivamente... Turismo, bloccare il turismo in sì. Italia, a Cosa Nostra, che vantaggio portava? Bloccare il turismo, i turisti portano soldi qua, c'è un certo movimento. Quindi era uno strumento contro lo Stato? Esatto, sì. Se non vengono più i turisti si blocca... Ecco, stava dicendo successivamente da Tutino o da Mangano, cosa seppe poi? No, vabbè, poi successivamente io questo l'ho commentato con Bagarella. Chi parla? E io chi è? Bagarella. Bagarella, abbia pazienza. Mi scusi, lei si è comportato con grande disciplina e rispetto fino ad oggi. Non capisco perché è proprio... Signor Presidente, ma purtroppo non è che i nervi arrivano appunto che... Io lo capisco, i nervi, ma bisogna anche... Se... Bastardo, mi scusi, sono bastardo, dieci... Per cortesia, sono 11 mesi che noi stiamo procedendo. È la prima volta che sento la sua voce, il che mi complimento. Però la prego di continuare, che fino ad ora, per se si comincia a disturbare, io la devo avvertire che sarei costretto a farla uscire dall'aula. Non è possibile intervenire in questa maniera. La legge non lo consente. Se lei ha da fare delle dichiarazioni, chiede di fare delle dichiarazioni. Lei mi deve scusare, ma purtroppo... Signor Presidente, visto che io sto dicendo delle bugie... No, per cortesia, no, lei non ha... Possiamo fare pure un confronto. Mi scusi, lei non ha diritto di parlare in questo momento. Per cortesia, no, lei non ha... Possiamo fare pure un confronto. Mi scusi, lei non ha diritto di parlare in questo momento. Lei parla quando deve rispondere, se vuole. Bagarella ha da fare delle dichiarazioni? Ma se lei non vuole fare il confronto con questo bastardo, io lo faccio. Ma sul confronto... Pezzo di merda che sei, sei un pezzo di merda, pezzo di merda, sei un pezzo di merda, stai attento a come, stai attento a come parli, pezzo di merda, perché ti faccio piangere pure in carcere. Non può insultare. Vieni. Faccia che sei un pezzo di merda. Lui ha cominciato, io non ho cominciato.